Coltivare mirtilli in una piccola azienda agricola. Ne parlo anche in base all'esperienza diretta che ho fatto. Se non mi conosci, guarda il mio canale YouTube Better Call Al. Consiglio comunque la visione di questo video interamente, perché ci sono delle sorprese, anche a chiunque voglia dedicarsi all'agricoltura con una piccola attività e con coltivazioni diverse. Negli ultimi anni sono nate parecchie piccole aziende agricole, soprattutto in montagna, orientate alla coltivazione dei frutti di bosco. I mirtilli, avendo un buon mercato, sono una delle bacche preferite. Ma siamo sicuri che si possa avviare un'attività di coltivazione che sia sostenibile economicamente? Mmm, qualche dubbio dovremmo averlo. Vediamo perché. Non mi addentro nelle tecniche di coltivazione, anche se le ho conosciute bene, parlo degli aspetti economici in questo video, quelli che tutti dovrebbero valutare attentamente prima di dedicarsi alla coltivazione. Dal punto di vista botanico, il mirtillo da frutto è un arbusto tipico dalla montagna perché ha necessità di periodi freddi, è sensibile alla siccità e necessita di irrigazioni molto attente. Se cerchiamo online la resa di questa coltivazione per ettaro, troviamo dati molto diversi tra loro. Questo anche perché i terreni di montagna sono solitamente difficili da sfruttare interamente, e quindi la quantità di piante in una determinata superficie può variare molto. Comunque, molte fonti sostengono che si possa arrivare a 3.000 piante di mirtillo per ettaro, un ettaro è una superficie di 10.000 metri quadrati. Considerando però un tipico terreno di montagna è più realistico pensare ad un massimo di 2000 piante per ettaro. Ogni pianta adulta, a partire dai 5 anni di età, può arrivare a produrre 5 kg di mirtilli. Sul nostro ettaro di terreno di montagna, consideriamo più realisticamente di riuscire a produrre al massimo 4 kg per pianta e consideriamo di essere già al quinto anno, quindi con piante adulte. Per inciso, la vita media di una piantina di mirtilli è di 15 anni. Quindi, Facendo un calcolo piuttosto preciso, possiamo considerare un raccolto annuo di 8.000 kg di mirtilli. Il prezzo di vendita al dettaglio dei mirtilli bio-italiani varia tra i 10 e i 15 euro al chilo. Facciamo una media di 12,5 12 euro e mezzo al chilo. E quindi, considerando le nostre 8 tonnellate di prodotto, fanno 100.000 euro. Usti, è una bella cifra. Quindi è una cosa da fare subito. Cosa aspetti? Ah già. Bisogna considerare anche altri piccoli dettagli, eh, però. Vediamoli. Partiamo dai costi di impianto del frutteto. Supponendo che hai già a disposizione il terreno, magari del nonno, quindi non lo devi comprare o prendere in affitto. Per impiantare il tuo ettaro di mirtilli in montagna, considerando un massimo di 2000 piante, dobbiamo spendere almeno 50.000 euro. Questa cifra è realistica se il terreno è già adatto all'impianto, perché se devi sistemarlo creando magari terrazzamenti fatti bene, non roba approssimativa che il primo temporale estivo ti porterà via e non è così difficile, le cifre possono aumentare considerevolmente. Comunque, rimaniamo sui nostri 50.000 euro per l'impianto del frutteto. A questi devi aggiungere un impianto di fertilizzazione indispensabile, una copertura antigrandine, anch'essa sempre più indispensabile, e anche una copertura antinsetto. Anche questo è indispensabile se non vuoi rischiare di perdere tutta la produzione. Se non conosci l'argomento ti suggerirei di documentarti, ad esempio cerca le descrizioni dei danni che può causare un piccolo moscerino, la drosofila Suzuki. È veramente un piccolo e apparentemente insignificante moscerino. Cerca, quindi abbiamo detto fertilizzazione, anti e anti Per un ettaro di terreno in montagna, se sei fortunato per tutte queste tre cose, spendi 70.000 euro. Dettagli: quindi il tuo mirtilletto ti ha costato fino ad ora 120.000 euro. Ricordi, non abbiamo considerato l'acquisto del terreno, la sua sistemazione, l'allacciamento per il sistema di fertilizzazione e qualche altra cosetta. Andiamo avanti. Beh, considerando i 100.000 euro di fatturato all'anno, le regalie di soldi pubblici di cui possiamo sicuramente approfittare e magari qualche risparmio che avevamo da parte, beh, si può fare, no? Ma siamo davvero sicuri? Certo è bellissimo immaginare il nostro fruttetto già produttivo, il silenzio, la tranquillità e il cambio radicale di vita che tutto questo potrebbe offrirci. È bellissimo pensare al momento della raccolta e magari alla vendita diretta a clienti amici che verranno a trovarci in azienda e che apprezzeranno quello che stiamo facendo e le nostre scelte. Ma siamo davvero sicuri? Non è che ci siamo dimenticati qualcosa? Mm, mi sa proprio di sì. Allora, intanto analizziamo quanta manodopera sarà necessaria per la conduzione del frutteto. Non calcoliamo le attività come le potature, lo sfalcio dell'erba sull'interfila e le altre attività come la gestione degli impianti di fertilizzazione, antigrandine, antissetto. Consideriamo solo la raccolta. Partiamo dal fatto che se siamo riusciti a scegliere le giuste varietà di mirtilli che ci consentono anche una raccolta scalare, questa sarà concentrata su un massimo di tre mesi all'anno, ad essere molto ottimisti, eh? Ti ricordi che stai coltivando in montagna, in pieno campo, e non in una serra di pianura dove puoi gestire il microclima interno per ottenere raccolti su periodi più lunghi, vero? Per raccogliere gli 8.000 kg di mirtillo della nostra piantagione, ipotizzando molto ottimisticamente un raccolto giornaliero omogeneo per un periodo di 90 giorni, significa che dovremmo raccogliere quasi 89 kg di mirtilli al giorno. Direi che si può fare, no? Magari coinvolgendo famiglia, amici e magari anche clienti che possono venire a raccogliere direttamente. Così organizzeremo anche quelle belle iniziative che si vedono in certe pubblicità, tutti allegri nei frutteti, con i vestiti multicolori, cappelli di paglia, i bambini che scorrazzano allegramente. Ma sei sicuro? Sai quanti chilogrammi all'ora riesce a raccogliere un operaio esperto in un fruttetto di montagna? Al massimo 5 kg all'ora. Quindi, Ipotizzando di poter disporre di raccoglitori professionisti, non i turisti col cappello di paglia, ed ipotizzando 8 ore di lavoro a testa al giorno, ti servono non meno di due persone fisse al giorno solo per la raccolta. Questo però a livello teorico, eh? perché è irrealistico, non riuscirai mai ad avere un raccolto costante, oltre che condizioni meteo che lo consentono. E comunque non ti bastano due operai perché nel periodo della raccolta i mirtilli non è che si fermano durante i weekend. Quindi devi avere almeno quattro persone che lavorano a turno per tre mesi. Poi però ti servono anche celle frigorifere dove stoccare i mirtilli in attesa della vendita. E personale che si occupi del trasporto dal campo alla cella, della cernita, perché ovviamente ci sono differenze in base a calibro, colore, qualità, eccetera. E del confezionamento. Perché? Se vuoi vendere prodotti di qualità, indipendentemente che tu fornisca negozi, grande distribuzione o faccia vendita diretta, i mirtilli devono essere portati in cella ad una temperatura intorno agli 0 c entro al massimo un'ora dal raccolto e qui conservati fino alla vendita o alla consegna al rivenditore. E pensi che tutto questo non costi niente? E infine arriviamo al discorso vendita, che per qualsiasi imprenditore dovrebbe essere l'aspetto prioritario da considerare, prima di qualsiasi altra cosa, anche dell'impianto dei fruttetti e della coltivazione. Invece, purtroppo, tutti i microproduttori seguono il percorso contrario, senza considerare che per qualsiasi attività bisogna prima vendere e poi fare i prodotti. Comunque, come vendiamo i nostri 8.000 kg di mirtilli prodotti dal nostro ettaro di frutteto in montagna? I romantici pensano che si possa fare vendita diretta senza considerare che, a meno di avere un'azienda agricola molto strutturata, magari con agriturismo e con diverse altre attività, quindi con un flusso di clienti costante, pensare di vendere 89 kg di mirtilli freschi al giorno è ridicolo anche definirla un'utopia. Però mi potresti dire, le eccedenze le possiamo trasformare in confetture. Classico. È vero, però dovresti anche considerare che non puoi certo farlo con il pentolone come faceva tua nonna. Eh? Devi avere un laboratorio adeguato, anche perché, pur ipotizzando di vendere metà del raccolto come prodotto fresco, ci rimangono pur sempre 4 tonnellate di frutti da lavorare. E poi come li vendi? Sei magari uno di quelli che pensano che basti cazzeggiare un po' sui social e avere un piccolo e-commerce per riuscire a vendere 25.000 vasetti di confetture di mirtillo? Sì, perché considerando il vasetto medio da 250 grammi circa, 220, 4 tonnellate di mirtilli e lo zucchero minimo necessario, arrivi a questi numeri. Pensi di vendere postando foto su Instagram? allora potresti decidere di vendere la maggior parte della tua produzione alla grande distribuzione, a qualche catena di servizi o vendita online. Perché ovviamente sarebbe del tutto irrealistico pensare di riuscire a vendere qualche tonnellata di mirtilli a negozi di paese o in qualche mercatino. Però lavorare con la GDO non è facile e per un piccolo produttore è molto difficile riuscire anche solo a proporsi alle centrali di acquisto delle grosse catene. Inoltre bisogna considerare che il prodotto deve soddisfare perfettamente determinati requisiti, non solo sanitari di qualità, ma anche di confezionamento, etichettatura, trasporto, eccetera. E ti assicuro che non sono per niente aspetti da prendere alla leggera. Ipotizziamo comunque che tu riesca ad entrare in una centrale di acquisto. Con un quantitativo di 8.000 kg avresti comunque un potere contrattuale nullo. E quindi... Quanto pensi che ti pagherebbero i mirtilli al chilogrammo? Cercalo da solo, che a me viene da ridere. Ti ricordi il calcolo iniziale che abbiamo fatto in questo video? Un ettaro di terreno coltivato a mirtilli potrebbe produrre un fatturato di 100.000 euro, vendendo tutto il raccolto direttamente a un prezzo di 12,5 euro al chilo. Su questo ipotetico fatturato puoi calcolare realisticamente un margine del 15%. Cioè dal tuo ettaro di mirtilli puoi portarti a casa annualmente, se tutto va bene, e se ti strutturi come azienda efficiente e funzionale senza improvvisare: 15.000 euro netti. Però abbiamo visto che vendere direttamente 8 tonnellate di mirtilli è utopistico. Quindi. Se decidessi di venderli ad una catena della grande distribuzione, ipotizzando di trovarne una che ti paga molto bene, cosa ti metteresti in saccoccia di netto? 5.000 euro all'anno. E già non è molto conveniente, però potresti dirmi si potrebbe iniziare con una coltivazione più piccola, così da avere numeri e impegni più gestibili. Beh, se la pensi in questo modo devo però deluderti un'altra volta, perché evidentemente non hai considerato l'economia di scala. Con quantitativi più piccoli avresti un'incidenza molto più elevata di tutti i costi, da quelli di impianto e gestione del frutteto fino alla lavorazione e alla vendita dei prodotti. Questo si tradurrebbe in un margine molto inferiore, con guadagni minimi assolutamente insufficienti per sostenere l'attività. Ok, basta. Lo scopo di questo video non è quello di scoraggiare chi si vuole avventurare nel settore agricolo avviando una piccola attività, ma piuttosto quello di far capire come siano necessarie una serie di valutazioni molto approfondite, scelte ponderate, progetti dettagliatissimi, nessuna improvvisazione e competenze serie. Cosa? che purtroppo pochissimi considerano attentamente, spinti magari dal troppo entusiasmo e dalla voglia di andare a vivere a contatto con la natura. Le opportunità ci sono, ma non si può partire pensando di trovare la direzione giusta strada facendo, senza aver fatto progetti seri, a meno di voler fare affidamento solo sui soliti aiuti pubblici, regalati a piene mani e quasi sempre sprecati. Che però finirebbero per portarti a creare l'ennesima microazienda con le stampelle, destinata esclusivamente, prima o poi, ma sicuramente, al fallimento.